K44 risponde. Un contenitore per chiarire i dubbi del trasporto. Come far fruttare il capitale investito? Nell'autotrasporto ci sono diversi modi. Spesso si pensa prevalentemente al veicolo, ma in realtà ci sono anche altri fattori altrettanto importanti, soprattutto chi il veicolo lo conduce. Ed è questo l'argomento del nostro episodio di oggi di K44 Risponde, il videocast prodotto da Trasporto Europa e da Uomini e Trasporti. Affronteremo il fattore umano da un punto di vista molto particolare, che è quello della formazione. Un elemento sempre più importante nell'ambito dei veicoli industriali. Come sempre c'è con noi Daniele Di Ubaldo, direttore di Uomini e Trasporti, che ci accompagna in questo episodio. Allora Daniele, oggi chi abbiamo come ospiti? Allora, innanzitutto abbiamo Gianluca Capelli, che è titolare dell'omonima azienda di autotrasporto Faentina, e poi avremo Mauro Monfredini, che invece è responsabile marketing di DAF Veicoli Industriali. La prendo un po' da lontano, per contestualizzare la nostra conversazione faccio un po' riferimento a quanto accaduto nelle cronache del settore negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, dove si è parlato moltissimo di camion elettrici, cioè di proiezioni di un futuro che in parte inizia a essere presente. La stessa cosa accade anche rispetto alla guida autonoma, cioè praticamente certo che presto la vedremo attuata, ma è altrettanto sicuro che presidierà soprattutto alcune tipologie di lavoro e per certi versi anche quelle meno interessanti, cioè nel senso che i camion autonomi, così almeno sembra che sarà, li vedremo attivi soprattutto all'interno delle miniere, all'interno dei porti, cioè in quei lavori di navettamento, cioè avanti e indietro, tra due punti precisi. In realtà niente di straordinario, perché macchine agricole, le miti trebbie tanto per capirci, vanno avanti e indietro all'interno di un campo già da qualche anno, anche perché il campo, un po' come la miniera, è uno spazio chiuso dove non transitano altri veicoli, quindi rischi non ce ne sono. In strada non funziona così, ma è anche vero che già oggi tutti i veicoli sono strapieni di molte delle tecnologie che servono per conquistare i diversi step di avvicinamento alla guida autonoma o di altri sistemi tecnologici che forniscono in qualche modo un'assistenza alla guida. Ora, se questo è il futuro prossimo e in parte anche il presente, si potrebbe essere indotti a pensare che il fattore umano sia assolutamente secondario, cioè che rimane necessario ma meno preponderante. È veramente così? Per farci dare un aiuto, per trovare delle risposte plausibili, non rincorreremo, come si dice, dei principi astratti, ma più che altro invece andremo a toccare con mano un'esperienza concreta, quella in particolare appunto del nostro ospite già presentato, Gianluca Capelli. Allora, Capelli, i veicoli di oggi sono sicuramente più evoluti rispetto a quelli di ieri. Con questo dobbiamo pensare quindi che due autisti ottengono in ogni caso le medesime prestazioni oppure ancora esistono, in base alla sua esperienza, delle differenze? Io la mia esperienza che ho avuto è che, grazie a Dio, l'uomo fa ancora la differenza. Abbiamo queste macchine che sono sempre perfette, sempre si migliorano giorno per giorno, però dobbiamo anche spiegare ai nostri operatori come utilizzare al meglio queste macchine. E io ho avuto l'opportunità di provare questa esperienza e ho avuto dei grossi vantaggi e allo stesso tempo si vede proprio fra una persona e un'altra che i risultati sono differenti, però i risultati ci sono e quindi secondo me, diciamo, sono cose belle perché sensibilizzano un po' anche gli autisti, ecco. Cioè, nel senso, il principio che esprimeva è quello che sì, la tecnologia esiste, effettivamente è intangibile, però poi la tecnologia va anche interpretata attraverso una persona e per interpretarla c'è bisogno di una formazione. E questo è un po' il... Sì. È quello che volevo dire e soprattutto questa formazione... Io l'ho toccata con mano, cosa fa capire agli autisti sempre di più l'importanza del nostro mestiere, perché
Oggi come oggi, diciamo, molti autisti si screditano, ma sì, tanto nessuno ci, diciamo, ci tiene conto. Invece, anche fargli vedere come utilizzare al meglio la macchina, diciamo che anche loro hanno, riscoprono quelle soddisfazioni personali che si erano andate un po', diciamo, ad addormentare. Non so, io ho visto nei miei autisti che anche l'entusiasmo è cresciuto. Questa cosa io ho notato, ecco. Cioè, nel senso che si sentono anche un po' più parte dell'azienda, insomma, no? Cioè, nel senso che effettivamente significa valorizzare anche un po' più il loro ruolo, cioè, nel senso che la formazione Sì. diventa una motivazione. Sì. Se ho capito bene. Anche persone che magari il cambio, magari autisti già con un po' di anni, che davano un po' tutto per scontato, diciamo. Invece vedi che sono ritornati un po' indietro, perché quando arrivano il venerdì sera, sciocchezze, però magari danno una pulita agli specchietti, una cosa che io faccio, che sono riuscito dopo tanto tempo a mettergli in testa, è il famoso discorso la mattina prima di partire, controllare sempre le gomme, quello che ormai gli autisti di una volta facevano sempre, però sono riuscito di nuovo a risvegliare anche negli anziani, che magari nei giovani gli veniva più spontaneo. Questo attaccamento, io sono soddisfatto, ecco, ho una gran soddisfazione che sia successo questa cosa. Quindi questo, diciamo, come dire, un primo effetto della formazione, una prima conseguenza della formazione è quella di risvegliare l'elemento umano, cioè nel senso di coinvolgerlo, no? Di farlo sentire un po' più parte dell'azienda, quindi anche un po' di fidelizzarlo, insomma, cioè cosa che tutto sommato poi, come dire, fa il bene di tutti, insomma, alla fin fine. Passando invece ad altri elementi, ci sono dei vantaggi invece, come dire, che possono essere anche misurati da un punto di vista numerico o da un punto di vista anche monetario, perché per carità. Sì, io oltre il discorso del risparmio del gasolio in sé, che secondo me è stato dovuto molto aver fatto capire il discorso dello stile di guida, di usare molto di più, diciamo, l'inerzia, queste cose qui, e lì è stato veramente un grosso vantaggio a livello di combustibile. Però noi, avendo un po' tante tipologie di semirimorchi, da tank container senza paratie a monoscomparti a cisterne alimentari, insomma, si è notato, ma si è notato un po' meno. La cosa che si è notata tanto invece sono stati l'abbassamento dei tempi di percorrenza, perché oltre al consumo che è calato, ripeto, è calato. Mi sa dire anche di quanto, Capelli? Allora, io li ho monitorati, diciamo, quasi per 3 mesi e ho fatto una prova su 2 autisti che non avevano fatto il corso e 3 che l'avevano fatto. Nelle mie prove siamo stati attorno al 3,5%, 4, Ok, più o meno, più o certo. meno. Parliamo di tipologie di camion dall'Euro 6, adesso sto parlando proprio dello stile della guida, ecco, Certo. dall'Euro 6 all'Euro 5. Però nei tempi di percorrenza, facendo quasi sempre le stesse tratte, perché più o meno sono quasi sempre le stesse tratte, c'è stato anche nei pneumatici, proprio nel trattare i pneumatici. Quindi praticamente cioè, i tempi di percorrenza si sono ridotti e questo incrementa anche la produttività dei veicoli in qualche modo, cioè le consente per esempio di arrivare in un magazzino prima della chiusura, quindi a conquistare un carico o uno scarico nell'arco di una giornata, di un turno di lavoro. Lei consideri che io ho monitorato questi, diciamo, alla fine sono 5 mezzi perché 3 più 2, e su una percorrenza di 4 ore e 30 e più o meno sempre sulle direttive, diciamo, sud, verso la sud Adriatico, non sul Tirreno, sulle 4 ore e mezza sono riuscito ad avere un risparmio di media sui 20 minuti. 20 minuti non sono pochi, eh. Poi logicamente c'è il discorso della tipologia del traffico, però una media di 20 minuti, considerato che in queste 4 ore e mezza ci sono anche 45 minuti di strada statale, secondo me è un buon obiettivo, è un buon Certo, obiettivo. E sicuramente. il risparmio più grande è stato proprio nel pezzo della strada statale, perché quando abbiamo stretto
i controlli, perché ci sono semafori, e lì è stato il risparmio maggiore. Invece rispetto agli pneumatici, a cosa faceva riferimento? Cioè una minore usura? Abbiamo fatto una cosa che magari può far sorridere, è una cosa quasi ridicola. Appunto, in una di queste prove c'era un percorso in una strada regionale che era dall'uscita ad Ancona verso le montagne. Ci siamo inventati di fare come un limite con un gesso nella pancia della gomma, ma vicino, ma proprio vicino al battistrada. Perché una cosa che ho sempre ribadito sono le traiettorie, cioè più che una cosa va dritta, meno consumo, cioè, è una cosa naturale. E è come un gioco che ci siamo inventati. E insomma, pneumatici, alla fine ci siamo accorti che nelle spalle dei pneumatici, avendo le traiettorie più dolci, tagliare le manovre, queste cose qui, abbiamo avuto un risparmio nei pneumatici. Questo fa sempre parte della sensibilizzazione che secondo me ha avuto un grosso successo. Ecco. L'autista viene coinvolto attraverso la formazione, l'autista porta un beneficio all'azienda. Ci sono delle modalità che voi utilizzate anche per, come dire, dare un premio in qualche modo all'autista, farlo sentire, tra virgolette, perlomeno premiato in qualche modo? Una cosa che do io ai miei autisti e ho io in cambio dei miei autisti è il rispetto. Va bene, col rispetto si mangia poco, ok, però una cosa, forse perché è un numero basso, ho soltanto 13 autisti, la soddisfazione, a parte di trovarsi insieme a mangiare qualche volta, oppure il venerdì, magari in estate, trovarsi a tagliare un cocomero, in una sera in piazzale, queste cose qui, io ho sempre ribadito che la soddisfazione non è solo nella busta paga, per carità di Dio, c'è anche quella, però una cosa che io ribadisco e che forse è per quello che tante volte gli autisti si fidelizzano con me, io faccio un periodo di prova, passato quel periodo di prova lì, l'autista lavora con un contratto a tempo indeterminato. Cioè, secondo me la soddisfazione è anche sì economica, avendo il suo contratto tutto quanto in regola, perché non si può durare a tenere una persona sempre che non sa se il mese dopo o tre mesi dopo lavora, però anche in queste cose extra lavoro. Certo. Secondo me, e vedo che ho un gran successo, con i miei autisti io mi trovo bene. Certo, c'è cioè uno scambio, insomma, come dire, bidirezionale, cioè nel senso che poi, vale una carità, parte. Per carità, dopo anche lì, logicamente, in busta paga ci sono i premi produzione, cioè per carità, però non è solo una questione di soldi. Senta, prima ha fatto riferimento a diverse tipologie di allestimento. L'impatto della formazione, i vantaggi della formazione cambiano rispetto alle diverse tipologie di lavoro? Cioè nel senso che effettivamente è più facile che intacchi su chi trasporta un container più che magari una cisterna, tanto per dire. Parliamo già di autisti che sono abituati a avere a che fare con i liquidi. Quindi avere a che fare con il liquido è già una brutta merce, diciamo, se possiamo paragonarla alla carne appesa nei frigoriferi. Certo. Ma il trasporto peggiore sono i tank container, perché il tank container mischia insieme tante tipologie, cioè il carico alto, il carico, diciamo, bene o male, che si sposta più velocemente, perché noi a volte carichiamo dei tank container che non hanno le paratie flangiflutto, quindi vi potete immaginare cosa vuole dire, cioè una piccola buca comincia a scossare tutto, quindi ci vuole una guida molto preventiva, cioè non basta dire arrivo in curva, freno, devi aver frenato prima, perché se arrivi in curva e freni, è proprio il liquido è il tuo nemico peggiore. Non nascondo che nei tank container metto solo gli autisti più esperti, poi qualche giretto lo facciamo insieme, ma ora come ora, insomma,
Per me, nella mia azienda, il trasporto più pericoloso rimane il tank container. Quindi per tornare al discorso iniziale, rispetto a quell'interrogativo che ci facevamo, quanto conta il fattore umano? Beh, tanto più si alza l'asticella, la difficoltà del trasporto, tanto più il fattore umano diventa preponderante. Senza dubbio perché io, come dico sempre con i miei autisti, abbiamo dei mezzi che sono stupendi, cioè sono meravigliosi perché abbiamo la guida preventiva, PCC, Cruise, tutto quello che vogliamo, ABS, EBS, antiribaltamento, pneumatici formidabili, però è come dire, uno si mette un casco da motociclista e una tuta da motociclista, posso andare a 400 all'ora, tanto non mi ammazzo. Insomma, il tuo ce lo devi sempre mettere, ecco. E sono convinto che l'uomo farà e sarà sempre la differenza, ecco. Cioè, secondo me, grazie a Dio che è ancora così, ecco. Come ha detto lei all'inizio, sì, la guida, però il traffico è una cosa, poi lo vediamo anche dalle notizie delle prime macchine che sono uscite, insomma, delle prime automobili che sono uscite, qualche sbaglietto lo fanno. Se facciamo noi uno sbaglietto così, non è un pedone che ci va di mezzo. Sono cose un po' Senta, problematiche. l'ultima domanda, quindi si sente anche di sfatare quel mito che spesso i vecchi autisti ripetono, lei peraltro se non sbaglio è figlio d'arte, insomma, quindi magari anche un'esperienza diretta in questo senso, cioè che effettivamente una volta quando la guida era molto più meccanica, la presenza dell'autista, la diligenza dell'autista era molto più preponderante rispetto ad oggi, dove invece c'è una guida molto più tecnologica. Molto più, diciamo, elettronica. Guardi, io sì, come ha detto lei, sono figlio di camionista. Mio babbo purtroppo non c'è più, però ha cominciato nel 1959. E quello che mi insegnava lui, diciamo, facciamo un succinto, di fermarsi poco perché la partenza è costo. Bene, una volta non era solo costo, una volta guidavano dei camion con 160 cavalli. Quindi si cercava il ristorante in cima alla salita se si poteva, mai quello a metà salita perché a ripartire era un po' un problema. Bene, se noi uniamo questa cosa qui adesso noi la troviamo nei consumi perché abbiamo dei motori potenti, perché abbiamo dei motori che partono in salita come niente fosse. Però se lei prende questa cosa e la mette nella vita moderna di oggigiorno, avrà sicuramente un risparmio di carburante e un risparmio di tempi, perché ancora adesso, se lei prende un camion con gli stessi cavalli, lo stesso carico, uno che si ferma in salita e uno che si ferma in cima alla salita avrà sempre, sempre un vantaggio che si ferma in cima alla salita. Per questo io dico che l'uomo farà sempre la differenza. Io con i miei autisti dico, voi non dovete pensare di essere dei pezzi di carne sopra dei pezzi di ferro. Il pezzo di ferro c'è, ma sopra ci deve essere un cervello, non un pezzo di carne. Allora ci ridiamo sopra delle volte, però funziona, rende l'idea. State vedendo K44 risponde. Bene, eravamo partiti per andare alla ricerca dell'importanza del fattore umano che sembrerebbe, almeno sulla carta, andare svanendo a vantaggio della tecnologia. Invece, da quanto ci riferiva Gianluca Cappelli, insomma, in realtà questo fattore umano non è niente affatto secondario, anzi. Alla fine va a incidere su una serie di aspetti, da quello diciamo relazionale a quello più diciamo psicologico, da quello che come dire che riguarda più che altro invece la vita interna dell'azienda a quelli che invece riguardano più specificatamente delle voci di costo dell'azienda e quindi incide direttamente sui suoi costi di esercizio. Allora, Mauro Monfredini, possiamo fare tentare di fare una carrellata di quelli che sono gli elementi che finiscono per essere toccati da un autista che in qualche modo, una volta formato, riesce a migliorare l'andamento di alcune voci di uscita dell'azienda, quindi consumi, faceva riferimento Gianluca, oppure i costi di manutenzione e quant'altro, insomma. Quanti sono, quali sono e se si possono in qualche modo vagamente quantificare.
Ma guarda, gli aspetti sono molteplici. Gianluca prima li ha già praticamente elencati quasi tutti, anzi, e vorrei sottolineare prima di dirgli che anch'io sono rimasto sorpreso, favorevolmente sorpreso da questo nuovo aspetto che potremmo poi elencarlo nuovamente, no? Un aspetto aggiuntivo, un benefit aggiuntivo che possono dare questi corsi, che sono il fattore umano, questa soddisfazione, questa responsabilizzazione quasi. Sentirsi parte di una squadra, no? Quindi anche questo devo dire che mi ha stupito molto e in maniera favorevole. Per il resto, sono molteplici i fattori. Infatti, non è nuovo che noi di DAF diciamo che questi corsi di eco driving che noi proponiamo già da parecchi anni, da più di 10 anni, vanno a impattare, sì, è vero, sul consumo di carburante in primis. Ma poi a cascata vanno anche a impattare su quello che noi chiamiamo il total cost of ownership, cioè il costo totale di gestione di un veicolo, che chi gestisce un'azienda come Gianluca Capelli o tanti altri sanno benissimo. Quindi le voci sono molteplici. I pneumatici, che sono stati anche nominati prima da Gianluca, ma non solo, anche la modalità di guida diversa, questa responsabilizzazione, questa modalità di guida. Fa sì che il veicolo venga guidato e utilizzato al meglio, quindi utilizzando meno i freni, utilizzando più la forza di inerzia, ovviamente c'è un consumo dei componenti molto minore e quindi si va a impattare a lungo andare, a lungo termine, in quello che sono le manutenzioni, in quello che sono i ricambi. Non voglio che i miei colleghi dei ricambi mi accusino adesso di non portare business, ma in realtà. È quello che è, cioè è una, diciamo così, un'usura minore del veicolo che può portare anche a un valore residuo maggiore, a una maggiore vita del veicolo e quindi sicuramente a lungo andare, se facciamo questo costo, se facciamo questi conti, vanno sicuramente a impattare nel costo totale di gestione, anche banalmente a un discorso di riparazione e manutenzione, piuttosto che a, ripeto, i pneumatici, quanto abbiamo detto. Quindi sicuramente mi piace pensare che gli eco-driving non solo siano il mezzo per poter diminuire il consumo di carburante e basta, ma è anche proprio una diminuzione del costo totale di gestione, se vogliamo dirla. Senti, però posso aggiungere un elemento, cioè chiederti quest'ultimo aspetto. Cioè, si dice eco-driving e uno pensa esclusivamente a un elemento guida, cioè un prendere in mano il volante. Qui in realtà, cioè, abbiamo detto che il fattore umano è preponderante, però l'elemento, il fattore tecnologico, i sistemi avanzati che un veicolo, di cui un veicolo dispone, effettivamente sono tanti, insomma. No, Quindi, certo, allora, noi forse l'eco-driving non è allora una modalità per rendere più chiari, per rendere più intellegibili, per entrare più in relazione, per massimizzare l'utilizzo di un veicolo e quindi anche, come dire, la capacità di questi sistemi di minimizzare quelli che sono invece i costi del veicolo. Ma allora, assolutamente sì, nel senso che quando parlo di eco driving, come ho detto prima, è una modalità di guida diversa, nel senso che infatti sono eco driving fatti per i veicoli DAF, che hanno particolari sistemi di sicurezza, particolari motori e quant'altro. E noi nel corso degli anni, perché proprio li stiamo, diciamo così, erogando già da parecchi anni, siamo passati ad avere l'Euro 5, l'Euro 6, l'Euro 6 di seconda generazione. I corsi e la preparazione dei driver cambia come cambiano i prodotti, perché a seconda del prodotto che noi offriamo, hanno sistemi di sicurezza sempre più, come dire, sofisticati, sempre più che interagiscono uno con l'altro e sempre di più, anche se si può sembrare il contrario, è sempre maggiore il ruolo e l'importanza della persona, perché è la persona che gestisce questi sistemi al meglio, in modo tale che possano dialogare e possono far sì di portare sostanzialmente un consumo di carburante, una maggiore fluidità nella guida, possano portare a una maggiore velocità, abbiamo visto. Ma chi decide l'utilizzo, la modalità e il come usarli e il come gestirli e alla fine comunque intervenire a livello manuale è l'autista. Quindi è l'autista che deve essere formato. Nel corso degli anni, l'unica cosa che non è cambiata è il nome del corso. Ma la modalità, i contenuti e ciò che viene erogato cambia insieme al veicolo.
e di conseguenza insieme a tutti i sistemi di sicurezza. Tant'è vero che noi offriamo questi corsi insieme al veicolo, proprio perché non vogliamo che il veicolo vada in mano una persona che sa guidare, assolutamente, anzi, il problema è chi guida da tanti anni, perché è abituato in una certa maniera, mettendosi su un veicolo moderno, con sistemi di sicurezza diversi e quindi una modalità di guida diversa, deve essere istruito a guidare quel tipo di veicolo. E sicuramente quelli che sono chiamiamolo così, gli studenti, permettetemi il termine, che sono più disciplinati, sono proprio i driver che guidano da tanti anni e che una volta approcciati a questo nuovo sistema scoprono un nuovo mondo. Beh, quindi mi sembra che alla fine, come dire, una risposta sicuramente l'abbiamo trovata, insomma, ci siamo interrogati sul quanto il fattore umano è preponderante e abbiamo scoperto che non soltanto effettivamente, come dire, il manico, come si diceva un tempo, no? Quindi la maggiore capacità di guida sicuramente ancora un fattore discriminante, ma addirittura il fattore umano diventa anche un filtro e quindi un elemento che massimizza quelli che sono poi i, come dire, tutti i sistemi tecnologici e tutta quanta la tecnologia di cui un veicolo dispone. Quindi il fattore umano diventa importante doppiamente, insomma, in qualche modo. Assolutamente, tengo a precisare che io ho visto dei corsi, ho parlato con dei titolari e non è detto, non è vero come si dice che adesso i veicoli li sanno guidare tutti, ormai li sanno guidare tutti, hanno affinato, hanno pareggiato, diciamo così, pianificato quello che è la capacità di un autista, assolutamente no, anzi la sensibilità di un autista viene messa alla prova proprio nel momento in cui devi scegliere i sistemi di sicurezza e utilizzarli al meglio, ma sei sempre tu vigile e presente sul camion, quindi non siamo ancora alla guida autonoma livello 5, quindi anzi l'autista deve essere completamente assorbito dalla guida, attento e attento a cose diverse dalle quali era attento 10 anni fa. Bene, io ringrazio anche Mauro Monfredini per queste, prego, grazie a voi. Queste risposte, grazie anche a voi. Perché tutto sommato in qualche modo in questo caso veramente abbiamo, anzi forse mai come in questo caso, abbiamo fornito delle risposte chiare, insomma, quindi, come dire, dando fede a quello che è il nome del nostro videocast. E se volete comunicarci quelle che sono anche le vostre opinioni al riguardo, fatecele avere attraverso tutti i social che avete a disposizione. Bene, io direi che anche con questo episodio possiamo ormai volgere al termine. Chiamerei quindi in ballo Michele per i saluti conclusivi. Bene Daniele, direi anch'io che per adesso siamo stati esaustivi, è interessante sicuramente questo aspetto umano che la tecnologia a volte mette un po' in ombra, un aspetto che ritengo che sicuramente torneremo ad affrontare in K44 Risponde. E io vi ricordo che noi ci vediamo in video il lunedì con questo appuntamento, ma abbiamo anche un podcast K44 La voce del trasporto che potete ascoltare ogni giovedì. Quindi direi buona strada a tutti. A lunedì prossimo. K44 Risponde vi ringrazia e vi dà appuntamento al prossimo episodio. È una produzione Trasporto Europa e Uomini e Trasporti.